LHQ è un brand italiano che fa parte di un gruppo molto ampio di aziende, tutte italiane, sono 16 aziende, che a me piace definire 16 eccellenze italiane perché comunque sono tutte aziende medio-piccole che però rappresentano le eccellenze nei vari campi. Quindi andiamo da una casa farmaceutica al settore food, passando per AVM, di cui Max, dicevo, è direttore creativo, che fa occhiali per RHQ e per altre diverse brand di licenza che possiamo nominare. Sì, abbiamo licenze di Vivienne Westwood, Missoni, Ripley, ma il nostro core business sono i marchi di proprietà, quindi consideriamo RHQ un marchio di proprietà perché siamo lo stesso gruppo. Abbiamo Trudy sul bambino, cioè siamo leader in Italia sugli occhiali da bambino, che fa sempre parte del nostro gruppo, ma abbiamo anche Allianz che è marchio di proprietà, Tricom, marchio storico, quello che ha inventato gli occhiali tre pezzi con le aste sostituibili e via così. Quindi è un mix tra marchi di licenza e marchi di proprietà. Strategia degli ultimi, diciamo, 6 anni è stata quella di smarcarsi un po' dal mondo delle licenze e investire sui propri marchi perché qualcuno che fa tanti soldi, che si chiama Leonardo Del Vecchio, ha fatto così tempo addietro, lui se li è comprati i marchi, noi ce li siamo inventati. Siamo la seconda azienda più antica del mondo della fiocchieria. La più vecchia è Safilo, che è degli anni 30 e noi siamo del 1955. Questo è AVM, che è l'altro. C'è Isaseta, che è molto conosciuta, diciamo. Isaseta è l'azienda leader al mondo sul lato di gamma per la stampa della seta, ma la produzione di accessori, produzione di beachwear, sia con marchi di licenza che in fornitura.